Io non ho detto la vera sintesi, ma siccome ci hanno detto più o meno quello e ci hanno detto di non ripetere, allora, nel primo caso anche noi abbiamo trovato come soluzione ottimale la rete amicale, per due motivi. Uno, perché abbiamo contestato praticamente all'unanimità il discorso monetario, non è assolutamente giusto offrire un ricompenso in denaro a un fratello che assiste il più piccolo, e non è assolutamente giusto, è venuto fuori da quasi tutti noi, neppure che un fratello adulto si senta responsabilizzato in questo compito, perché un conto è doverlo accudire occasionalmente perché fa parte di un ruolo della famiglia, appunto, a lungo termine farlo sentire come se fosse la mamma e il babbo, che il suo ruolo è un altro, quello di essere fratello o sorella. Quindi, specialmente se, come veniva fuori dal caso, l'uscita dei genitori è vista sul lungo termine, quindi il problema è da risolvere a lungo termine, la soluzione ottimale è la rete amicale. Anche perché, anche questo si diceva, secondo noi insegna anche ai figli un percorso di gratuità, nel senso, e di condivisione di certi valori, come dire, ti lascio stasera, termine un po' brutto, ti affido stasera a degli amici con cui stai bene, perché noi abbiamo una cosa importante da fare fuori, però vedi che poi quando anche loro hanno bisogno, te sei in compagnia dei loro figli, perché anche i loro genitori condividono con noi questa scelta di aiutarsi l'un l'altro in caso di bisogno, quindi la rete amicale deve anche questa funzione. Magari anche abbiamo detto condividendo anche con i propri figli, ora magari dipende anche dall'età dei figli e poi sappiamo un po' le dinamiche anche che si possono estravagare tra genitori e figli, però comunque facendo capire per quanto loro possono comprendere l'importanza anche dell'uscita del mamma, del babbo e della mamma la sera, e che anche i genitori hanno bisogno di un momento tutto loro da passare senza figli. Sì, infatti qui abbiamo scritto anche scelte condivise in famiglia con i figli, nel senso che soprattutto nelle famiglie dove ci sono figli più grandi, come era nel caso qui degli adolescenti, è importante anche vivere questi momenti come responsabilizzando anche loro, dicendo te la senti, te più grande di rimanere questa sera con il tuo fratellino, se te la senti bene, questa cosa fa parte di un compito di tutta la famiglia, cioè è come se escono i due genitori, ma in realtà l'evento succede a tutta la famiglia, noi usciamo, però è come se ci fossimo, anziché passare la serata in quattro, che ne so come era nel caso, la passate in due, ma facendo le cose che fareste se ci fossimo anche noi, quindi non te che sei maggiore guardi il fratello, ma semplicemente fate le vostre attività, te la senti se non te la senti, hai paura, allora ci rivolgiamo a qualcuno di esterno, quindi trovare una rete amicale che poi, insomma, non è una parte di amici, ma può essere un nonno oppure una babysitter, però nel caso in cui i figli non se la sentano, quindi deve essere una condivisione anche in questo senso, renderli partecipi di quello che si sentono anche loro di riuscire a fare quanto no. Denaro assolutamente no, anche se può essere usato, ma non solo il denaro, qualsiasi altro tipo di ricompensa come un premio inaspettato. Questo sì, perché può far bene quando è inaspettato per il figlio sentirsi gratificato con qualcosa. Poi erano venuti fuori altri casi, ma sono già stati detti. Per quanto riguarda il secondo caso, che abbiamo affrontato in maniera un po' più marginale, perché ci siamo molto dilungati sul primo, è venuto fuori la necessità di affrontare prima del matrimonio i valori importanti per ciascuno dei due coniugi. Anche noi condividiamo che in questo caso qui non c'era stato abbastanza dialogo e non c'era stata abbastanza comprensione da parte di nessuno dei due. Cioè lei non si era capita, ma lui neppure l'ha capito lei. E
con qualcosa anche di subdolo, nel senso che lui poi alla fine sembrava che facesse per amore, no? Tesoro, non c'è, ci sono tutti amore, non ti preoccupare, cioè usava tutto non preoccuparti, occorre una presenza stabile, quindi dà a lei un senso di stabilità. E quindi insomma tutto è volto al positivo, non è che lui l'attacchi in maniera maschilista, ecco. Però fatto sta che lei non realizza i suoi sogni, e quindi ripartire poi dopo 20 o quanti anni con un altro percorso di studio anche a me non sembrava la scelta giusta, cioè come comunque non realizzare una cosa che non si è realizzata nemmeno prima. Quindi piuttosto capirsi bene, affrontare quotidianamente, questo anche già da prima del matrimonio, quelli che sono i valori per ciascuno dei due, metterli sempre, averceli bene sempre chiari davanti, per poterne parlare in un dialogo continuo e affrontarli di volta in volta per poter risolvere il problema, se non nell'immediato, perché chiaramente quando ci sono dei bambini piccoli bisogna risolvere altri tipi di problemi, se no, come diceva prima, non figlio inaspettato, e metterà un attimo da parte il lavoro, lo riprenderà dopo, ma non dopo 20 anni. Sì, volevo dire una cosa relativa al lavoro. Come è venuto fuori dal nostro gruppo, di solito quando si fa una coppia, si fa una famiglia, dobbiamo sempre dare delle priorità. E in questo caso l'essere insieme, il voler vivere insieme, affrontare una vita insieme, degli impegni dei figli, il rapporto con gli altri, vuol dire anche rinunciare a qualcosa di noi stessi. Per cui io ripeto una cosa che ho detto anche nel gruppo di lavoro: quando avevo 18 anni, mio padre, 18-19 anni, quando ancora diciamo del mondo del lavoro non sapevo niente perché ancora studiavo, mio padre non so in che occasione mi disse: guarda Francesco, te nella tua vita a un certo punto dovrai scegliere fra il lavoro e la famiglia. Io a quel tempo, insomma, questa frase mi rimase un po' strana, perché disse: sì, vabbè, è babbo, ok, però ovviamente non capivo. Con l'andare del tempo invece, guardando anche la mia storia lavorativa, ho visto che rinunciando anche a determinate situazioni che mi avrebbero portato lontano da casa anche durante la settimana, per me è stata una grazia, cioè il poter magari guadagnare meno, perché poi in fondo al mese, no, uno fa anche i suoi conti, specialmente in termini di diciamo in questo. Però ecco, la cosa che mi aveva sempre fatto paura, no? Che l'avevo vista fare un po' a mio padre, perché per motivi di lavoro, di esigenze familiari, andava via il lunedì e tornava il venerdì a casa. Per cui io, in un'età anche adolescenziale, questo babbo quasi non, insomma, lo conoscevo e non lo conoscevo, perché era quello che non volevo fare io con la mia famiglia, e fortunatamente non sono riuscito a fare. Però ecco, questo mi ha comportato ovviamente guadagnare anche meno, perché magari andavo fuori, guadagnavo di più. Però ecco, per dire che sono scelte che condividendole con la propria moglie o con il proprio marito portano avanti una famiglia. E magari quando invece si fanno scelte o egoistiche, o magari invece solo da una parte, i nodi poi non vengono al pettine subito, però magari dopo sì. Grazie. Non c'è stato da affrontare prima del matrimonio, si era detto anche di imparare ad affrontare questi, imparare a vivere il matrimonio già dalla propria famiglia d'origine, quindi vivere insieme, vivere nella propria famiglia imparando dai genitori quello che poi sarà il matrimonio, piuttosto che fare tante scuole.